L'Auditorium BCC Basso Sebino di Capriolo ha registrato il tutto esaurito. La seconda serata del concorso teatrale L'Arte Sprigionata, tenutasi sabato scorso, ha riscosso il successo meritato in una serata che ha visto esibirsi la compagnia Carciofi Rossi con La Passeggiata. Il testo di Robert Walzer, La Passeggiata, un testo del 1919 di questo autore svizzero, poco conosciuto ma molto apprezzato e conosciuto dai suoi contemporanei. E, questo testo viene rielaborato in forma scenica, scegliendo come linguaggio la tecnica, il percorso del teatro danza, che è proprio della nostra compagnia, che si chiama Carciofi Rossi, che con molta umiltà noi cerchiamo, attraverso sicuramente una simbologia, un'iconografia che può sembrare complessa ai più all'inizio, perché comunque ci sono dei segni particolari che non sono sempre leggibili, noi per una nostra volontà proprio poetica, una volta che l'opera è in atto, facciamo parlare l'opera. E perché sappiamo che attraverso questa, anche il non capire iniziale, no? Che può spaventare chi vede alcune volte, in realtà la compiutezza del percorso è nell'udire e nel vedere, ha degli sviluppi magari lenti, sedimentati, che però poi dopo toccano. E Locanda Spettacolo con Le Stanze di Faber. Noi siamo qui stasera per presentare lo spettacolo Le Stanze di Faber, che viene dall'idea di uno psicoterapeuta, Gabriele Catania, che ha scoperto un'analogia tra le canzoni di De André e le storie dei suoi pazienti in cura da lui. In particolare tutto partito dalla storia di una ragazza anoressica, e lui ha visto l'analogia tra la vita di questa ragazza e la canzone La ballata dell'amor perduto di Fabrizio De André. Ha scritto con il patrocinio della Fondazione De André una raccolta di queste canzoni e poi ha chiesto a noi di metterle in scena. Quindi noi, partendo da quei testi, senza sapere bene la storia dei pazienti, siamo entrati nella vita di queste persone e ne abbiamo fatto nascere dei personaggi. Lo scopo importantissimo di questo spettacolo è combattere lo stigma psichiatrico e divulgare informazioni corrette sulla salute mentale. Il premio della giuria popolare della scorsa settimana è andato a Mohamed Ba. La prossima serata, sabato 16 marzo, dalle ore 20:30, vedremo esibirsi Teatro Flauto Magico con Carion e Officine Mentali con L'Isola. Il concorso è organizzato dalla compagnia teatrale I Suggeritori e dalla BCC Basso Sebino in collaborazione con il Comitato Culturale David Copperfield. L'ingresso è libero e gratuito.